A seguito dell'ultima riunione del tavolo di confronto permanente sul centro storico di Castel Bolognese, la lista civica Cambiamo Insieme ha avanzato nuove proposte per valorizzare il sito della Torre Civica e lamentato il fatto che fossero assenti i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria. Nell'ultimo incontro che è stato fatto è emerso che le associazioni imprenditoriali hanno chiesto al sindaco di non partecipare più al tavolo e di discutere separatamente il problema riguardante gli scavi della piazza. Il sindaco ci ha riferito che ha accettato questa condizione e dunque ci siamo trovati all'incontro, c'erano i partiti, a differenza del PD che non era presente, e alcuni storici del paese e altre associazioni di tipo culturale e ambientale. Il fatto che gli imprenditori, le associazioni di imprenditori non c'erano, chiaramente noi abbiamo detto che non aveva nessun senso fare incontri separatamente e non abbiamo capito il perché, e abbiamo chiesto al sindaco a quel punto lì di farci sapere quando c'è questo incontro e di sapere esattamente che cosa avranno da dire gli imprenditori, cosa diranno gli imprenditori al sindaco in quel caso. Quindi appunto vi siete detti preoccupati per l'assenza appunto degli imprenditori, quindi temete poca attenzione nei confronti di... Temiamo poca attenzione e la paura che invece, visto che abbiamo sentito alcune voci nel paese, alcuni negozianti che non sono d'accordo per valorizzare e tenere aperto gli scavi, la nostra paura non vorremmo che un domani venisse la richiesta di seppellire tutto quello che è stato scoperto in questi mesi, ecco, la torre, il ponte levatoio e gli altri resti che si sono visti in questi giorni. Ok, quindi alla luce di questi fatti, quali sono le proposte della lista civica Cambiamo Insieme per quanto riguarda appunto la valorizzazione del sito della Torre Civica e il centro storico di Castel Bolognese in generale? Noi intanto avevamo chiesto di discutere al sindaco in consiglio comunale, come lista avevamo chiesto di discutere della riorganizzazione di tutte le piazze e discutere di cosa fare nel centro storico. Questa cosa qui non è avvenuta, si sta discutendo solamente a pezzi. A questo punto avevo chiesto almeno che quello che è emerso degli scavi resti visibile ai cittadini di Castel Bolognese, studiando facendo un'indagine per come fare per tenerlo visibile. Ci hanno rassicurato che daranno a un architetto o qualcuno in questi giorni la loro dà l'incarico per fare un progetto di massima per capire quanto costerà tenere aperto gli scavi.